Qui sulla Croisette non può mancare un'intervista con il protagonista di questo Festival di Cannes, Bruno Bertelli, CEO di Publicis Italy e Chief Creative Officer di Publicis Group Worldwide. Bruno rappresenta di fatto l'Italia a questo festival, perché se togliamo la Publicis Italy, l'Italia non ha vinto nessun leone, quindi grazie a Bruno, al suo team, a Publicis, l'Italia ha qualcosa da dire. Quindi un bilancio sicuramente importante, 12 leoni vinti con Leroy Merlin, Coca-Cola, Diesel, ben commerciali, quindi non campagne sociali, che vincono qui a Cannes. Dicevo, un risultato sicuramente 12 leoni importantissimo, però per l'Italia, per il sistema Italia non è un bel segnale, no? Che sia soltanto Publicis a vincere qua. Come mai? Beh, l'anno scorso mi ricordo che comunque era andata meglio. Penso anche sia un discorso di investimenti, di clienti, perché noi siamo molto fortunati, se vuoi anche abbastanza selettivi nella selezione dei nostri clienti, come lavoriamo con i nostri clienti, e che sono tutti molto molto creativi dello spazio che ci danno. Sai, è difficile per me rispondere cosa non va negli altri, io ti posso dire che maniera lavoriamo noi. Sì, e tu peraltro con questi brand lavori tutto l'anno anche in funzione di Cannes in qualche modo. Beh sì, il punto d'arrivo è la creatività. Oggi la creatività non è semplicemente la storia specifica, ma è un problem issue che viene risolto. Quindi, che ne so, può essere un problema di marketing, di vendite, di awareness, di positioning, però quello che funziona a Cannes è identificare un problema che viene poi risolto dalla creatività. Ora io direi anche un'altra cosa, come te seguo il festival da tantissimi anni, secondo me anche le campagne che poi hanno successo e vincono Leoni a Cannes sono quelle campagne che non sono soltanto campagne di prodotto, hanno in sé un contenuto, un valore aggiunto che si riferisca a quello che le marche possono fare per l'ambiente, per i consumatori, un purpose come si dice, no? E se facciamo caso, non so, Coca-Cola ha vinto anche per questo, perché certo, nella sua comunicazione c'è un riferimento a un valore che è quello certo del rispetto del pianeta, no? Cioè, quindi sono questi un po' gli ingredienti, se vogliamo, per vincere a Cannes. Allora, in generale il successo dei brand oggi è anche molto legato a un messaggio che viene proprio dal brand. Quindi avere un posizionamento chiaro con una purpose, come dici tu, e cercare di essere rilevanti in quelli che sono i temi più discussi o importanti per il consumatore in questo momento è la chiave sicuramente del successo. Oggi i temi che riguardano l'ambiente, il rispetto di quello che ci sta capitando attorno, diversity, eccetera, eccetera, sono ovviamente temi molto importanti. Bisogna farlo in una maniera anche rispettosa della categoria merceologica in cui ci si sta muovendo. Ecco, io ho visto alcuni brand saltare sul cavallo vincente del purpose led e farlo non in maniera così appropriata. Bisogna farlo sapendo anche quali sono proprio i limiti. Certo, e forse questo è quello che manca un po' alla comunicazione italiana, no? Cioè questo approccio un pochino più ampio nel rapporto tra brand e consumatori, che è fatto appunto anche di valori, eccetera. Guarda, oggi i brand sono così rilevanti anche perché comunque perché devono essere inspiring. Cioè, perché Nike funziona così bene? Perché ha sempre questi messaggi che sono molto, molto alti, molto inspiring. Io dico sempre che oggi i brand si dividono in brand normali e in love brand. L'obiettivo è cercare di trasformare o portare i brand a diventare essere love brand. Love brand vuol dire semplicemente che tu hai una relazione emotiva con il brand. Il lavoro nostro, diciamo, come comunicatori è quello di creare e alimentare questa relazione emotiva. Ultima domanda, quali di questi 12 leoni ti ha fatto più piacere vincere? Ti devo dire, vabbè, Diesel... Quello che non ti aspettavo. No, non mi aspettavo Leroy Merlin. Sono molto molto contento perché è stato un progetto che è durato tanto, grande,
Ecco, una cosa molto importante è la scale, cioè i progetti oggi non possono essere più one shot, devono essere figli di una strategia consistente e devono essere grandi. Sono molto contento per quello e anche per Coca-Cola. Io ho lavorato per tantissimi anni per Coca-Cola e tornare a fare qualcosa di rilevante, di bello per Coca-Cola mi ha fatto molto piacere. Bene, chiudiamo questa intervista con Bruno Bertelli facendogli ancora le congratulazioni per aver tenuto alti i colori italiani qui a Cannes, sperando in un futuro migliore per la nostra creatività. Per DV Express TV, Salvatore Sagone.